Ma che bello vederti, grazie per essere venuta. Grazie davvero. Ah, Pino. Ciao, Lei è della Roma, no. Ah, lei è della Roma? Un matrimonio misto. Il tuo fidanzato per quale squadra tifa? Lui è proprio gobbo. Juventino. Sì. No. Che bello, una vita di serenità. Che bello. Fratello romanista, quello juventino, e io vado a vedermi la Lazio con gli amanti. E su questo... Ci sarebbe... A proposito, mi spoglio anch'io nudo se la Lazio vince. Ecco, campione. Non giocano più. Esatto, no, Immobile segna autogol. Come ci mettiamo? Come volete. Ok. Come vogliamo? Vai centrale tu. Pino Insegno e Alessia Navarro, perché voi non siete sposati. Siamo sposati. Allora, Pino e Alessia Insegno hanno accettato le nostre domande scottanti. Intanto fatemi salutare Anna, che so che devi andare. Anna, grazie di essere venuta e soprattutto ti ringraziano questi due ragazzi. Grazie mille. A voi di questo bel regalo. Io e noi andiamo, ci sposiamo tutte e tre. Ciao, ciao. Andiamo allo stadio. Capisci? Amore, ma... Voi uomini, come dire? Noi? Voi uomini. Siamo leggeri. Siete leggeri. Pensa quanto so bella, rifà un po' quel primo piano. No, facciamoli... Quanto si piace questo lo so, uomo, si piace quanto? Tanto. E quando facevo Ridge era questo, so troppo figo. Quello... Era uno scherzo, ovviamente. David, io vorrei i primi piani... Solo per Alessia. Ogni volta che vengo ospite, tua moglie. Finalmente è venuta. Eccola. Perché Alessia ad agosto ha avuto il suo secondo figlio. Augurissimi. Grazie. Era anche il mio. Poi pare che l'abbia riconosciuto Pino Insegno. C'era anche lui. Non sono stato presente al momento del concepimento, però a quello del parto sì. C'ero. E poi è molto diverso Valerio. Alessandro è la mia fotocopia. Allora, parliamo di Alessandro che ha... Alessandro ha 5 anni e Valerio ne ha 5 mesi. Eccolo lì. E ha la carnagione chiara. Occhi il capello verdi. Chiaro. Ora, noi abbiamo la carnagione scura, lui ha la carnagione scura. Gli occhi scuri. Di chi è sto figlio, si domanda. Ma è bello dirlo in televisione, amore. Ma è fantastico. Ma è bello venire insieme a lei che fa... Molto teatro, anche molto impegnato, ogni tanto come in questo caso me la rubo dai teatri importanti. Dice, a televisione vado poco perché il teatro, eccetera. Amore, fai teatro pure in televisione. Ti sei affezionato al bambino? Ma sono io il comico, amore, ma perché fai ridere tu? Ma io sono quello simpatico. Sapino, quindi è il tuo quarto figlio? Sì, sono quattro maschi. Che è? Lo so, non potrei dire la battuta, lo dico sempre, ma non la dico. No, quattro maschi, no? E che devo fare? Congiamo al quinto. Ma io non so chi m'accompagnerà. No, grazie, no. No, a parte non so se ce la farò, ma vabbè. Però io prenderò l'accompagno a 104 per qualche anno, perché i maschi non ti accompagnano. Intanto gli offriamo un caffè ad Alessia. Sì, magari. Bello, sì. No, pure a Pino. Olivo. No, scusa, bello di casa. Tu romanista. Vado io romanista, porto un caffè al laziale. Va bene, va bene. Proprio per sancire l'amicizia, a quella c'è sempre. No, stima e amicizia. A me mi vogliono bene anche dall'altra parte per un motivo. Le bandiere si rispettano sempre. Poi al bar, giocare con gli amici, Roma, Lazio, sì. Però quando uno non è intellettualmente sano, allora dice Totti no, Totti è un campione, e poi ti dispiace che non ha giocato con te. Stanno facendo un film su Totti. Sono io, loro. Ma non è vero, so anche chi è. Lo doppio io però. Mi sa che sei un po' grandino però per doppiarlo. Esatto. A proposito, c'è stato anche un altro festeggiamento, ma ne parliamo tra un po'. Sì. Intanto, prima domanda scottante. Sapete come funziona? Ma ha spiegato ieri lei? Sì, più o meno. Perché tu ci guardi, lui no. Vedi no, io lo guardo. No, lei lo guardo soltanto io. Allora, se ho capito che se non voglio rispondere, devo spingere il pulsante. Quindi il primo giusto? Che pigia sta zitto. Mi porto avanti. Hashtag vieni da me, commentate Alessia Insegno. Sì, commentate, hashtag. Chi dei due due? Chi dei due due? Chiamate la conduttrice, per favore. Io ero venuto qui anche per parlare dello spettacolo a teatro.
Ma se chiamate la conduttrice quella vera, chiamate quella vera. Ma prima o poi arriva, così parla dello spettacolo. Dai, balivo. Chi dei due... Non può parlare. Dai, chi dei due è più esibizionista? Beh... C'è da chiederlo? C'è, lui esce di casa con lo spot puntato la mattina addosso. Guardate come sono bello, eccomi qui, sto uscendo. 2-3 milioni di italiani stanno guardando. Di che stai giocando? Ma si sa, dai. No, però è vero che anche a casa tu sei sempre col telefono, fai le tue voci. Io cerco di conquistare lei, l'ho conquistata un poco. Lei amava un paio di attori, io li doppiavo. Le dice Pino, chi amavi? Chi amavi? Chi volevi tu in realtà? Keanu Reeves o Benicio del Toro? A me mi è capitato di doppiarli tutti e due, almeno. E soltanto che lei poi al buio, Pino, sei loro. Ma come te tocco? Sei riconoscibile, Pino, ti riconosco, non sono loro. Hai capito? Questa è, ormai mi dice la mia voce, c'è gente che dice, beh, parlami, Pino, dimmi cose. Lei dice, ma Pino, non comincia sta voce, Però, scusate, però funziona col figlio. Il figlio, vostro figlio, sì. Alessandro, potrebbe avere un futuro da doppiatore. Guardate questo video, è una tenerezza. Qual è? Vostro figlio, prego. Questo è Alessandro. Direttamente dal Signore degli Anelli, Gollum piccolo. Mi hanno preso, rubato il mio tesoro. Figli di Rohan, fratelli miei, era il giorno della sconfitta. Ma non è questo il giorno! Io ti cercherò, ti troverò e ti ucciderò. Buona fortuna. Ehi tu. Ti ho parlato con me. Ce l'hai con me. Ce l'hai con me. Povera creatura. No, gioca. È l'unica volta che utilizzo Instagram, nel senso che non sono capace, non sono figlio dei nuovi media. Se ti vedesse la Montessori, guarda. No, vabbè, ma è un gioco, anche lui si diverte. La scuola montessoriana, tuo figlio? No, una scuola bilingue, scuola, però insomma non è il massimo della pedagogia questa, no? Non sì. Va a scuola, vero? No, ha smesso di fumare da un anno, però sta bene. Cioè. Caffè, grazie. Amore. È bello, è sardo. Che bello vedere oh, no. Il caffè, davvero? Sì. Ah. Napoletana, romanista e laziale. Prego. Per il momento poi di più. Posso? Chi sta andando alla grande è la Lazio, va detto. Onore al merito. Vediamo quanto. Ma chi l'avrebbe mai detto? No, non è vero. Cioè, Inzaghi è il motore immobile. È diventato l'amico. Prima era ex calciatore allenatore, adesso è allenatore ex calciatore. E ha creato un gruppo di amici, io sto vicino a loro, si stanno divertendo. Tu vicino, sei vicino a loro? Beh sì, nel senso siamo molto amici. Contro il Napoli cosa è successo? Siamo stati sfortunati perché siamo stati sì, bravi. Sì, è vero, ma ormai la Lazio, le partite finiscono quando la Lazio segna. Se no non finiscono prima. Cioè, 95esimo, 97esimo. Però questo ti fa capire, è una metafora di vita. Guarda il Leicester. È una squadra di campioni, perché c'è qualche campione all'interno, ma è una squadra di amici, gestita bene, c'è un grande direttore tecnico che è Iglitare, eccetera. C'è un gruppo forte di amici, la riserva è contenta di essere riserva, il titolare è contento quando esce che entra, insomma sono amici. E l'amicizia, lo sai meglio di me, in una trasmissione, se tu non sei amico con i cameraman, elettricisti, i registi, noi ci odiamo tutti. Esatto, no, lo vedo. Funziona la trasmissione, arriva a casa... La forza della trasmissione. Prossima domanda scottante. Sì. Chi dei due è più bravo come attore? Io. Pino? Io. No, è suonato. Non può rispondere. Mazza. Io. No, devo dire la verità. Ma scusa, abbiamo detto io che adesso... lei è quella del teatro impegnato. Esatto, no, il teatro... Siamo diversi, siamo effettivamente tu come sei? Diversi. Noi sappiamo come più, ma tu? Ma come in attrice. Che sei? Come attrice? Allora, mi capita di fare degli spettacoli che sono completamente diversi da quelli che generalmente dalle commedie fa, per i quali è portato. Beh. Facciamo insieme le commedie, quello sì, adesso saremo appunto in scena con una commedia molto brillante. Però diciamo che il mio genere è un pochino più serioso e non sarei mai in grado di fare quello che fa lui. Lui ha una dote pazzesca. Però scusa, state lavorando insieme con Amarsi. Imparare da Amarsi. Imparare da Amarsi. Musica di Bungaro meravigliosa. Ah sì? Sì, ma belli, questa è una commedia... Lei ha avuto un grandissimo successo anche con Frida Kahlo, al Quirino, in giro per l'Italia, in Europa, eccetera. Lei si muove molto bene su quello spazio scenico e ha una faccia anche da vera fiction, per cui non è qui. Io cosa che non ho, sta faccia da Mela Cotogna, meno male che... Mela Cotogna! Da Mela Cotogna, sì, se me levo il pizzetto sono a Mela Cotogna. E questo qui è molto interessante perché è un testo francese,
riadattato da mio fratello, da Claudio Insegno, diretto da Siddhartha Prestinari. Ed è bello perché siamo io e lei in scena, ma ci sono altri 20 attori che non ci sono, cioè è scritto in modo tale... Cioè praticamente induciamo allucinazioni, no? Nel senso... No. Siamo in scena, ci sono altri personaggi, noi interagiamo con questi personaggi, ma in realtà non esistono. E quindi... Ma la gente li vede, e quella è la cosa bella, che applaude un bel lavoro, un bel lavoro. E vai in un crescendo pazzesco, ormai dopo un po' che lo facciamo, devo dire l'altro giorno ad Acqua Pendente, per esempio, che stiamo... Lo stiamo provando, 8 minuti di applausi e sono tanti, devi fermarlo. Ho detto, superiamo la boemia. Visto che c'è Alessia, questa volta vengo. Ma infatti uno ha detto, Pino, ho fatto dimmi, sei bravissima. Ma in che senso? Immaginate il suo ego in quel momento. È Pino, sei bravissima, perché chiamava me per fare i compagni. Ma io sono orgoglioso di tutto questo. Non è il marito che sponsorizza la moglie o la moglie che sponsorizza il marito. Anzi, fa peggio così. È peggio. Però è bello che lavorate insieme. Sì, perché... no, ma infatti, sì. Ma poi calcola che questa è una commedia con un excursus sull'amore che farebbe comodo a chiunque guardare, perché è bellissimo, dei colpi di scena meravigliosi. Noi lo esorcizziamo la nostra vita familiare grazie a questo. Succede perché... un po' di tutto. Dai, dimmi una cosa che succede anche a casa vostra. Intanto però facciamo bene facciamo la promozione. L'amore. Fate tanto l'amore. Tantissimo. Anche tu che, nonostante i tuoi 60 anni, Pino. Ai, che battutaccia. È andato via. Signori, benvenuti alla nuova edizione di Vieni da me. Non c'è più la Balivo perché sapete il brutto incidente. Però speriamo bene che guarisca, che ricominci nel suo modo così carino. E vediamo un filmato come ve la ricorderà. Ecco qui. Perché scusate, quest'estate è nato il loro secondo figlio. Ma quest'estate Pino ha festeggiato 60 anni. Madonna, ha detto Madonna. Cioè nel senso che me li porto bene. Sai che non li abbiamo festeggiati. No, non li abbiamo festeggiati. Dimentichiamocene detto. Perché io ho compiuto 40 anni, ero con il pancione così e dicevo no, va bene, non, aspettiamo un po', non posso bere un bicchiere di vino, non posso divertirmi, non posso fare nulla, aspettiamo. Lui ha compiuto 60 anni, volevamo fare il festone, ancora dobbiamo festeggiare. Ma faremo? Quota 100. Quota 100. Per cui chiedo a Di Maio se può essere, se ci paga... Non è così, cioè il governo non paga a quota 100? Ci può pagare la festa? Lo sai no. Che anche mio marito... Che c'ha? Hai saputo? Nonna, dimmi, Balì. No, io adesso ho 40 anni a febbraio. Mazza, ti porti veramente male. Lo so, grazie. Dovete vedere da vicino, c'hanno le telecamere che setarano sulla pelle, per cui a Balivo non gli date retta. Accendi! Sì. Sì, è facile. Un'altra corsetta così e si smonta. Comunque, Alessia è a teatro dal 29 gennaio al 16 febbraio, poi andrà in tournée. Teatro della Cometa a Roma, dillo dove. Accompagnata. La Cometa perché mi chiamo Anziano. Giuseppe, per cui alla Cometa c'è Giuseppe. Al teatro della Cometa qui a Roma, poi saranno in tournée. E abbiamo anche il videomessaggio del produttore. Alessia è accompagnata, sì, da Pino Insegno. Intanto vediamo cosa ci dice il produttore Federico Perrotta. Ciao Caterina, ciao Pino e ciao Alessia. Sono molto contento di essere qui come produttore esecutivo di Imparare ad amarsi, questo spettacolo, a dirvi che le prove sono andate benissimo, lo spettacolo è pronto, vi divertirete a vivere la storia di questa coppia assurda che si fidanza, si sposa e poi si lascia subito, una cosa incredibile. Quindi in bocca al lupo a voi, grazie e un abbraccio a tutti gli amici di Vieni da me. È staccato? Un macello. Io non so se riusciranno ad andare in scena perché durante le prove non si capiva mai quando facevano davvero o quando stavano recitando. Un bordello. Pino voleva andare subito via perché a lui non piace provare, invece Alessia voleva stare lì a cercare di fare bene la parte. Un litigio continuo. Speriamo bene. Boh. No, non voglio andare, succede, è così, succede. Lei adora provare. Succede, io sono molto precisa sul lavoro, bisogna stare lì, fare le prove, imparare le battute. Lui improvvisa. Ora, sai che in uno spettacolo a due, con delle battute... Non puoi improvvisare. Molto, c'è un ritmo forsennato proprio. Bellissimo. Allora io sono diventata così brava ad entrare nelle sue pause, da capire quello che sta dicendo. È bello una lasciarsi in diretta. È una fatica allucinante, te lo assicuro. Bellissimo, amore. Sei faticoso, Pino.
Sei faticoso. Insomma, sono cose che si dicono in privato. Non si dicono... Vediamo allora se lo dite in pubblico questa cosa qui. Cosa non ti piace del corpo dell'altro? Alessia, non è pigiato, quindi me lo vuoi dire. Cosa non ti piace del suo corpo? Difficile. C'hai un quarto d'ora per decidere, perché... Oddio, i capelli. Perché? I capelli, dai. Perché, perché non hanno forza di gravità, non ce l'hanno, cioè, non crescono così a panettone. Ora, no, no veramente, vabbè, veramente, ma no. Ma se voglio fare allora, pubblicità allo spettacolo, non ce l'ha una lira, balivo. Come stai a massacrare? Quello mai, lo sai, non ce l'abbiamo una lira noi. Allora, ora ma sono per un tax, pochino, per taxi, sì. Si possono vedere un attimino, perché li ha appena tagliati. Li ha tagliati praticamente 2 ore fa. Ma già me sono ricresciuti. No. A panettone, crescono in alto, Io li sento crescere. C'è chi non ce l'ha come ciuffoli. C'è forza di gravità. E io, è sempre stato... Prossima domanda. Qual è la cosa più romantica fatta per l'altro? Qual è la cosa più romantica che hai fatto, Pino Insegno? Io ne ho fatte veramente tanti, perché sono veramente uno degli ultimi romantici. Hai dedicato anche delle poesie? Ma sai, quello è scontato, nel senso che la poesia... dedicata alla propria donna, sei un attore, sei un fine dicitore, fa il doppiatore, mi sembra facile. No, una cosa bella che mi è piaciuta e che è andata bene, che era veramente difficile, lei non era mai stata a Venezia. E allora... Veramente, Alessio? Non era mai stata... Parliamo di quanti anni fa? Tanti anni fa. 6-7 anni fa. Senta, non ero mai stata a Venezia. Non era mai stata a Venezia. Allora ho detto, partiamo. Io sono uno stanziale. Con tutti i ragazzini? No, non c'eravamo ancora neanche Alessandro. Per cui dico, partiamo, però non ti dico dove. E sono andato all'aeroporto, non gli ho fatto vedere dove imbarcavamo, ho chiesto all'ingresso di non mettere per favore, mentre passavo io, il nome della città dove eravamo diretti. Dentro ho chiesto un'altra cortesia agli steward, a Jamie Stewart e a Rod Stewart, a tutti, alle hostess, ho detto vi prego, non dite dove stiamo andando, aiutatemi. Sono andato dal pilota, ho detto quando saluti stiamo per arrivare, di stiamo per arrivare, tanto lo sanno dove stiamo andando, non di dove. Lo puoi fare, lo puoi fare. Non l'ha fatto. Siamo arrivati, lì l'ho bendata. Perché no, mi ha bendato da Fiumicino, dall'aeroporto di Fiumicino. Io ho bendato, ho fatto Ma che vergogna! Bendata, te lo giuro. Sì, tipo cose, capito, come fruste. Vabbè, c'era anche... non era questo, però. Arriviamo lì, c'era una macchina che ci ha accompagnato a prendere la barca. Una volta sulla barca, dopo 5 minuti, gli ho levato la benda e si è trovata davanti a Venezia. Bellissimo. Bello. Bellissimo. Era bello, no? No, questo era bello. Era andata bene, è vero, non c'è... È bello. Per lei era più bello se chi la sbendava era Keanu Reeves, che ero io, magari. Bellissimo. Però fu bello quello. No, perché recitare le poesie è bravissimo. Sentite come recita la canzone di Morandi con tutti i marmocchi intorno. No, che bambini, bambini. Alzi, un cecchino d'oro. E tu, ragazzo, non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei. Ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Uno, non tradirla mai. Ha fede in te. Due, non la deludere, lei crede in te. Tre, non farla piangere, vive per te. Quattro, non la abbandonare, ti mancherà. E la sera cercherà tra le braccia tue tutte le promesse, tutte le speranze per un mondo d'amore. Una bella idea ogni puntata. Prossima domanda. Chi rimorchia più dei due? Chi rimorchia di più? Dimmi, Alessia, quante lei, persone? Lei. Com'è quest'uomo? No, devo dire bello, che piace, piace lui. Insomma, piace, io ho trovato una cosa molto... che era praticamente messo all'angolo ogni volta, guardate. Ma che trova? Ma che possibile? Sì, sì. Ci siamo già visti da qualche altra parte noi. È vero! Ecco perché non ci vado più là. Scusami, è libero il posto vicino a te? Sì, e se ti siedi sarà libero anche il mio. Amor che nullo amato amar perdona. E questo è Dante. Amor che non s'aspetta presto viene. E questo è Shakespeare. Quando l'amore viene il campanello suonerà. E questo è scemo. Non stanco di essere considerato un corpo da amare, da volere fortemente. E vorrei che tu mi considerassi anche un uomo intelligente, insomma io vorrei... Non hai l'età, non hai l'età per amarmi, non hai l'età. Che
bella Valeria. Alessia, ma tu lo seguivi Pino Insegno prima di diventare sua moglie, prima di dare aprendo un figlio, capitolo Valerio, questo bambino è arrivato poco oddio fa. Usa sta cosa perché, cioè... Allora devi sapere che io non ho mai visto nulla della premiata ditta. E, tra l'altro mi stava veramente antipatico. È vero. Antipatico. Io lo guardavo in televisione ogni tanto e dicevo: per favore, però fa parlare anche qualcuno, ti prego. Logorroico parlava, non faceva parlare mai nessuno. Non mi era particolarmente simpatico, devo dire la verità. No, ma così, lei, invece... io facevo il mercante in fiera e lei vedeva un posto al sole. Io facevo una e lei vedeva un'altra. Cioè, ha sempre fatto questo. Poi è caduta, perché come fai a resistere? Guarda. Lo vedi? No! Chi si piace, eh? No, ma scherzo, no. Ovviamente questo mi è piaciuto molto di più di lei. Il fatto che scappasse e che non si avvicinasse è stata la cosa più bella. Non è un caso, sono 12 anni che siamo sposati, insomma. Non è, un è arrivato anche il quarto figlio, quindi sì. È bellissimo, Valerio. Ecco, lo posso Valerio. Dire, complimenti. E dorme, incredibile. No! Dorme! Non lo dire, ti dorme. Prego, non lo dire. Sì, ormai. Non si dice. No, secondo me il primo... Fino a 3 anni e 8 mesi, 12 di sveglia a notte. C'è ancora 10, il primo però. Che ogni tanto si sveglia, ci ha distrutto, ci ha distrutto in questi 5 anni. Anzi, lui figlio, è... visto che mia figlia corre anche in questo periodo, scusate, sto vivendo un dramma, ecco. Lei si sveglia alle 3. E viene a letto. Alle 4. No, non viene a letto, vuole che io sia lì. Esatto. Noi l'abbiamo messo magari... in camera. Noi dormiamo tutti insieme. Adesso è una comune praticamente. Abbiamo fatto una tenda, cioè... c'è una distesa di letto. Siamo infinita. In fila. Mancano. Ecco perché vogliono lavorare insieme con lo spettacolo in pari gli orari, così gli orari. Si rilassano, esatto. Ecco, e stanno tranquilli. Manca solo Matteo e Francesco, ma sono grandi. Vabbè, sono grandi i tuoi figli. 22 e 16 anni, per cui. Cioè. Sì, no, sono grandi. Fanno un po' da babysitter, no? Perché sono maschi, vero? Poco, ma Francesco sì, Francesco, fuori. Francesco quando c'è sì, perché? Che è il più piccolino, Matteo sta fuori, vive da solo. Matteo vive solo, sempre a Roma, lavora, però vive da solo. Roma, ormai vive solo da anni. Ma fa anche Francesco, perché sta a Chieti, gioca a pallacanestro in Serie B a 16 anni. Ma che bello! Infatti pure i primi due, sono arti 1,90, per cui io devo capire... Anche lì Roberto ha fatto qualcosa. Non lo so, però sono belli, lo sai. Lorenzo Farina, dimmi... Tantissimi tweet per Pino e Alessia. Allora, innanzitutto, Pino inimitabile, simpaticissimo. La moglie di Alessia è bella e brava, che riesce a stare con un vulcano di ilarità, quindi che lo contieni. Ma poi, diversi, chi non adora Pino Insegno, imitatore doc, c'è cioè chi sottolinea su Twitter. E poi riguardo... No, e su questo cosa vogliono dire? Imitatore doc. Doppiatore vuol dire. No. Sai imitare qualche cantante famoso italiano? Non so. Tipo Albano, lo sai fare? No, non quello che bravo Max Giusti a fare queste cose. Io ho fatto tale ma non è che tu sei sotto la maschera del cantante mascherato? No. Se tu pensi... No. Non è che tu sei Leone? Leone d'oro che ho vinto, sì, no, Leone no. No, io al tale quale show ero l'unico che erano i cantanti che imitavano Pino Insegno. Non era Pino Insegno che imitava i cantanti, perché la faccia ragazzi, mia rimaneva la stessa. Non è che lui è uno dei concorrenti del cantante mascherato di Carlucci? Magari. È diventato tutto rosso. Sì, mi sono imbarazzato, perché Milly mi chiede sempre di andare a ballare da lei, ogni volta mi faccio male. Mi sono operato a tendine d'Achille quest'anno, so ci